Buon pomeriggio ragazze, nuovo video e come vedete sono a casa dei miei e mi sono appunto portata dietro come il prodotto che ho intenzione di recensirvi oggi, perché anche questo sarà un video review e il prodotto in questione è la maschera purificante all'argilla di Bottega Verde della linea Pelle Pura. E cosa dire di questa maschera? Allora, io è già da un po' che la sto utilizzando e l'avevo comprata con uno di quei buoni di Bottega Verde e l'avevo pagata 4,99 euro, anziché ora non mi ricordo quanto costa a prezzo pieno, ma mi sembra sui 10 euro, comunque poco più poco meno, ora non mi ricordo. Comunque, avendo la tesserina di Bottega Verde, appunto mi erano arrivate a casa quella serie di coupon dove potevi scegliere un prodotto a 4,99 euro e tra i prodotti appunto che si potevano scegliere c'era questa maschera e io appunto ho preso lei perché avevo bisogno di una maschera a viso comunque purificante ed ero curiosa appunto di provarla. E allora, vediamo un po' intanto se posso leggervi qualcosa di un pochino più utile. Allora, dunque, l'applicazione regolare di questa maschera purifica la pelle impura, rende omogeneo l'incarnato, dona luminosità eliminando l'effetto lucido. E poi appunto spiega il modo d'uso, quindi come utilizzarla, di appunto stenderla sulla pelle pulita e tenerla in posa circa 10-15 minuti. Allora, intanto voglio dirvi appunto i risultati che vedo su di me, che in effetti ci sono. Io faccio la maschera al viso purificante una volta a settimana, perché il problema di chi ha la pelle grassa è che più si fanno trattamenti contro le impurità, quindi si cerca comunque di aggredire la pelle per appunto eliminare l'effetto lucido, magari pori dilatati, eccetera, più la nostra pelle risponderà male, ovvero più diventerà grassa, perché si sentirà aggredita, si sentirà comunque perdere appunto quel grasso che ha la nostra pelle, di reazione sputerà fuori ancora più grasso. Quindi un consiglio, ma è un consiglio mio strettamente personale, io non sono un dermatologo, quindi quello che vi dico prendetelo appunto come una cosa che io faccio su di me, ma quello che io mi sento comunque di dire è che fare una maschera comunque all'argilla, che tende comunque a seccare la pelle appunto per eliminare il grasso e i punti neri dalla pelle, è meglio farla una volta a settimana, appunto per evitare quel fastidiosissimo effetto contrario che poi si dovrebbe invece ottenere. Quindi appunto io cosa faccio? La faccio una volta alla settimana. Prima di applicare la maschera detargo benissimo la pelle. Benissimo cosa vuol dire? Se sono truccata mi strucco e poi passo lo scrub proprio sul viso per eliminare benissimo i residui di trucco e quindi avere la pelle completamente libera, e applico la maschera. Se non sono struccata non utilizzo uno scrub, quindi che va a fondo, perché lo utilizzo dopo la maschera. Lavo semplicemente il viso con un detergente e acqua calda in modo che appunto i pori si dilatino bene e la maschera possa penetrare appunto bene a fondo e quindi fare il suo effetto ancora diciamo al meglio, e poi appunto applico la maschera. Applico la maschera che io in genere lascio il tempo di posa massimo, quindi 15 minuti o perlomeno finché non sento che si è proprio seccata tanto e quindi inizia a tirarmi la pelle. Quando inizio proprio a sentire che la pelle tira tanto, allora la risciacquo. La risciacquo con acqua tiepida, inizialmente solo appunto con acqua, e poi per togliere proprio i residui ancora di maschera utilizzo uno scrub appunto per eliminarla bene e nel frattempo comunque purificare ancora di più la pelle. Poi, una volta che ho eliminato tutti gli eccessi di maschera, non metto subito la crema, lascio la pelle proprio respirare, la lascio proprio pulita, purificata e così com'è. E l'effetto che vedo proprio una volta che ho sciacquato la maschera nell'immediato è di una pelle sana, luminosa ma non lucida, purificata, e questo comunque dura nel tempo. Io devo dirvi la verità che da quando la utilizzo ho notato proprio un miglioramento a livello di pelle, soprattutto di comedoni qua nella zona appunto del naso, che è la zona più critica. Quindi, che dire, è straconsigliata, è facilissima appunto da applicare perché si applica come una crema, infatti comunque il formato, vabbè, ora non posso farvela vedere perché comunque qua si è seccata, ma
Vediamo se riuscite a vedere qualcosa. No, perché non vorrei comunque fare un impiastro, è proprio cremoso. Quindi voi la applicate e poi piano piano si va a seccare. Appunto, e io vi consiglio di applicarla dopo che avete appunto pulito bene la pelle e soprattutto con acqua calda, perché più i pori si dilatano, più il prodotto penetra, più va ad agire. E poi una volta che la sciacquate, sempre con acqua calda, in modo che i pori si riaprano, rilascino diciamo i residui di maschera e voi potete pulire bene la pelle, veramente il risultato è favoloso. Mi piace tantissimo, non ha nessun tipo di profumo, cioè sa proprio di terra, diciamo di argilla, e mi trovo veramente bene. Della stessa linea fanno anche il detergente e la crema viso. Io non ho preso anche il detergente perché il detergente preferisco utilizzarlo neutro, quindi che non sia né per pelli grasse, né per pelli secche, né per pelli miste, ma neutro, perché appunto più andiamo a tormentare la pelle grassa, più avremo l'effetto contrario. Quindi io preferisco utilizzare detergenti neutri, magari un buono scrub che appunto pulisca bene e una crema per pelli grasse, comunque miste, ma che sia comunque idratante, perché è meglio non seccare troppo, appunto non mi voglio ripetere, ma per non dare poi danni ulteriori alla pelle. E quindi niente ragazze, spero di esservi stata utile, cerco di avvicinarvi un po' al prodotto per farvelo vedere meglio, ma come sapete la mia videocamera non è granché, e niente, fatemi sapere se anche voi la utilizzate, se l'avete utilizzata, se avete intenzione di acquistarla e come vi siete trovate, o se non l'avete ancora presa come vi troverete una volta che appunto l'avrete acquistata. Ed eventualmente se avete comprato e utilizzato anche la crema di questa linea, fatemi sapere com'è e come comunque reagisce anche la vostra pelle, anche se ognuno è diverso, comunque è tanto da avere un confronto, quindi comunque scambiarci consigli. E niente ragazze, noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao!